Ciao a tutti e bentornati nella mia cantina. Quest'oggi proseguiamo con la piccola rubrica delle lavorazioni del legno, andando a impiallacciare questo pannellino che abbiamo massellato l'altra volta, così da vedere nel complesso come verrà finito. Prima di partire con l'impiallacciatura c'è una premessa importante da fare. Il pezzo da impiallacciare va impiallacciato su tutte e due le sue facce, questo per evitare che il pezzo vada a stortarsi o incurvarsi dalla trazione che esercita la colla. Non sarà il caso di questo pannello perché è molto piccolo, ma se andate a fare dei pannelli leggermente più grandi si può incorrere in questo problema. Vediamo innanzitutto come andare a preparare la lastra. Vi spiegherò come riparare eventuali crepe che presenta, oppure come andarla ad aggiuntare nel caso di pezzi troppo grandi per un semplice foglio di lastra e dovete metterne in fila più di uno. Andiamo a procurarci un pezzettino di lastra. Eccolo qua, ho cercato di prendere il pezzo più rovinato che avevo in modo da farvi capire bene quello che intendo. Prima di tutto bisogna procedere a tagliare un pezzo di lastra con una forbice, meglio di no, l'ideale sarebbe con un taglierino, una squadrettina, in questo modo. La tagliamo leggermente più grande. Come vedete, in questo caso io ho preso, come dicevo, quella più rovinata che ho perché la lastra presenta una spaccatura nel mezzo. Per ovviare a questo problema e non farlo vedere quando noi andremo a incollarla, non facciamo altro che posizionare la lastra dritta, prendere della carta gommata, cominciare a metterne un paio di pezzi, anche tre, a tirare in questo modo. Quindi tenendo chiusa la crepa, poi ne posizioniamo uno in verticale che andrà a sigillarla del tutto. Al risultato finito potrete vedere che questa crepa o non si noterà praticamente più o si noterà pochissimo. Rimuoviamo la carta gommata in eccesso. Ovviamente questa operazione va fatta solo da un lato perché dall'altro andremo a incollare la nostra lastra. Fatto. Per giuntarla è il medesimo procedimento. Risulta banale perché io non volevo fare una crepa che dividesse esattamente a metà il mio pannellino. Ne volevo una più piccola solamente da riparare, però il concetto è identico. Invece che se noi immaginiamo che questi siano due fogli di lastra diversi, quindi due fogli interi, e vogliamo giuntarli dal lato dritto. Un lato della lastra, quando ve la vendono, normalmente è dritto per poter essere giuntato, altrimenti dovete rifilarlo voi dritto. È la stessa identica procedura. Carta gommata, la mettiamo a tirare. Tagliamo il bordino. Allora, ragazzi, prima cosa da dire, la preparazione del pezzo è fondamentale. Deve essere ben carteggiato da tutte e due le facce, deve essere più liscio possibile. Normalmente andrebbe calibrato, ma per noi hobbisti è praticamente impossibile. Va pulito meglio che potete. Cercate di rimuovere tutta la polvere. Dopodiché siamo pronti per l'incollaggio. Si esegue con della semplice vinilica.
Passiamo ora a posizionare la nostra lastra sul pezzo. Perfetto. La particolarità di fare questa operazione, soprattutto con legni come il rovere, è che la colla trasuda dal poro e andrebbe a incollarsi con tutto il legno massello che ci mettete a contatto. Se non avete il bilaminato e avete solo il legno massello per fare questa operazione, vi consiglio di frapporre tra il pezzo da strettoio e il vostro pezzo da placcare un semplicissimo foglio di carta, semplicemente in questo modo, che andremo poi carteggiare per rimuovere gli eccessi sia da una parte che dall'altra. Mettiamo nello strettoio e andiamo a morsettare. Ed ecco qui il pezzo spigolato e carteggiato, è venuto davvero bene, come vedete le crepe non sono praticamente quasi più visibili, si vedono veramente poco. Questo pezzo qua nella fattispecie l'abbiamo placcato rovere su due lati, ora capite meglio a cosa serviva la massellatura di cui vi parlavo l'altra volta per fare sostanzialmente questo tondino e avere tutti e quattro gli spigoli, i fili belli da vedere e possiamo accompagnarli come colore, o in questo caso sono già molto simili, quindi direi che va già bene così. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi ricordo di mettere mi piace e iscrivervi al canale. Se vi siete persi il video della massellatura vi invito ad andarlo a vedere, lo trovate sul mio canale e come sempre alla prossima!